ci vede sconfitti e quindi qualche demerito lo abbiamo, a partire dal sottoscritto, però è anche vero che onestamente se vogliamo pesare la partita si gira male. E gira male alla Cremo e forse gira male anche la Cremo. Buongiorno, benvenuti a La Cremo su mondopadano.it da Paolo Loda e Filippo Gilardi. Paolo, all'indomani di una sconfitta che brucia come quella di Salò, arrivata purtroppo ancora nei minuti finali della gara, una sconfitta di misura che tarpa un po' le ali alle speranze di rilancio dei grigiorossi. La domanda un po' a bruciapelo, Paolo, c'è da preoccuparsi? C'è da preoccuparsi perché la Cremonese non impara dai propri errori, le situazioni che si creano sono sempre risolte in maniera negativa per i grigiorossi e quindi un misto di preoccupazione e apprensione a questo punto c'è, ricordiamolo, un punto in quattro partite è quanto ha saputo racimolare la squadra di Montorfanone nell'ultimo periodo. Sì, la classifica si complica, 2 punti di vantaggio soltanto sui play-out, una classifica che le distanze, in cui le distanze rimangono più o meno invariate, ma pian piano si sta allungando e quindi diventerà poi via via sempre più difficile guadagnare posizioni. Torniamo per un attimo, Paolo, al Turino, anche attraverso, eccolo qui, il nostro sito internet, con questa immagine che abbiamo scelto un po' come copertina della serata, la squadra, il rapporto nel settore dei tifosi grigiorossi, davanti a tutti Montorfano che con un gesto piuttosto evidente e inequivocabile si assume le proprie responsabilità, quasi a dire lasciate in pace i ragazzi perché questa squadra, Paolo, anche così giovane, ha bisogno, questa è la sensazione, di essere difesa. Duplice lettura rispetto a questa immagine. La prima è ovviamente un Montorfano che ha dimostrato ancora una volta di assumersi le proprie responsabilità davanti al pubblico grigiorosso e quindi da questo punto di vista è senz'altro da elogiare il suo atteggiamento. L'altra, il rovescio della medaglia è però che in una situazione di questo genere solitamente la squadra ha bisogno di un leader che sappia metterci la faccia. Il fatto che l'allenatore abbia voluto proteggerla in maniera così plateale dai primi focolai, i primi sintomi di contestazione, significa che forse, ecco, è una Cremonese che è ancora fragile al proprio interno, è una Cremonese alla quale manca un leader vero e proprio e quindi questo è un altro aspetto sul quale forse bisognerà riflettere. C'è una frase, Paolo, una cremonese giovane, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, anche se probabilmente da un punto di vista delle qualità della rosa non corrisponde alla classifica che in questo momento fotografa il cammino della Cremonese, una cremonese che probabilmente vale di più. Ma ripeto, una squadra giovane, abbiamo parlato fin dall'inizio, noi di giovani abbiamo parlato sull'edizione di Mondopadano che è ancora in edicola, raccontando la storia di 2 giovani in particolare, Ciccone e Manai, 2 ragazzi che si stanno mettendo in luce, 2 ragazzi cresciuti nella Cremonese, e proprio sul tema pubblico c'è una risposta che mi ha dato Manai, in cui racconta il suo rapporto con il pubblico e dice una responsabilità, sento di non poter sbagliare. Non sono mai stato un tifoso, ma ho grande rispetto per il mio pubblico. E aggiunge Paolo: so che un giorno segni e sei il re per la gente, la domenica dopo giochi male e non ti considera più nessuno. Il rapporto fra questi ragazzi, tanti dei quali lo ricordiamo per la prima volta, giocano in stadi con un pubblico di un certo tipo e appunto la gente, i tifosi, può diventare un nodo cruciale in questa stagione. Senz'altro, sarà il nodo cruciale della stagione perché questa Cremonese ha puntato sul progetto giovani in ragione del fatto che la stessa gente grigiorossa chiedeva a gran voce un progetto di questo tipo e di conseguenza su questa squadra c'erano aspettative e parecchia fiducia. Il fatto che i risultati incominciano a complicare il cammino diventa uno dei temi della stagione. Però va detto, e qua mi ricollego a quanto dicevi tu prima, che questa squadra in realtà è una squadra di qualità e non dobbiamo dimenticarlo. Anche ieri, tornando da Salò e anche nei commenti sul nostro sito mondopadano.it emerge questo dato. La squadra ha 9 punti, è a 2 punti dalla zona playout, ma per qualità e per tipologia di elementi che può schierare.
è una squadra che può ambire sicuramente una posizione di classifica migliore senza fare voli pindarici, ma non è una squadra da play out. In fondo le prestazioni lo dimostrano, anche a Salò la parecchie occasioni da non gol. È stata assolutamente sotto dal punto di vista del gioco, assolutamente anzi, ha pagato, come al solito l'episodio. Pur non essendo brillante come in altre occasioni, direi che la supremazia territoriale della squadra grigio-rossa è parsa evidente a tutti. Torniamo un attimo sul giornale, Paolo, abbiamo parlato di Manai, anche Ciccone ha dato alcune risposte interessanti, una delle quali a mio avviso è questa e si sposa bene con il momento e con la partita di Salò. Parlando di una giocata in particolare in cui Ciccone si è esibito in un tunnel, un bell'assist all'esordio allo Zini, dice: in quei momenti non devi pensare, se ci pensi certe giocate non ti riescono. Dove è finita, Paolo, la spensieratezza dei giovani grigiorossi? Allora, la spensieratezza è direttamente proporzionale all'esito delle partite. Il risultato dà tranquillità, senza il risultato rischi di minare un po' quella fiducia e quell'autostima che invece serve soprattutto ai giovani, ai quali manca l'esperienza per gestire situazioni complicate. Che manchi tranquillità, poi ieri mi è parso evidente anche nell'episodio finale del calcio di rigore di Brighenti, che è un bomber insostituibile e che invece sappiamo com'è finita, calcio di rigore che va alle stelle. È un episodio, però è anche un sintomo di questo momento delicato. Il momento delicato è proprio di Brighenti e in particolare del reparto offensivo. Si è concentrata la nostra analisi del venerdì sui temi tattici. Eccolo qui, tridente anomalo con Kirilov e Brighenti, il giovane bomber Manai in questo caso resta al centro. Quindi si ricrea questa situazione in cui c'è un attaccante emergente, e ricorda un pochino l'anno scorso se vogliamo la situazione proprio di Brighenti, che è Manai in questo caso, che viene schierato con buon profitto effettivamente, con buoni esiti sul piano della prestazione, al centro dell'attacco. Brighenti, che è il capitano, che è il bomber della Cremonese, che deve cercare la sua posizione. E che è anche l'uomo simbolo di questa Cremonese. Assolutamente, l'uomo simbolo, uno dei giocatori più esperti, lo ricordiamo, uno dei beniamini del pubblico, che si è guadagnato i galloni di capitano e di leader di questo spogliatoio. Si crea però questo tema tattico, come uscirne? Sì, è un tema tattico, anche Montolfano l'ha anche fotografato nel dopopartita di Salò. Come uscirne non è facile e la soluzione è anche qua, sembra una banalità, ma purtroppo è la realtà, è determinata solo dai risultati. Più i risultati saranno positivi e più l'accettazione del sacrificio in determinati ruoli, che possono essere non proprio i ruoli ottimali per certi elementi, si concretizzerà. In assenza di risultati questo non avviene. È chiaro che in questo momento Manai è il giocatore più in forma del reparto offensivo di Montorfano, l'ha dimostrato anche ieri, va al tiro spesso inquadrando la porta, tranne in una circostanza dove ha commesso un errore, ma dopo aver creato una situazione gol praticamente partendo da solo. Brighenti, l'impressione è che forse anche inconsciamente questa situazione, questa inversione di ruolo con lui, che tanto ha fatto per la Cremonese e tanto farà ancora, si è visto costretto a sacrificarsi come punta esterna, deve ancora assorbire lo shock di in questo momento dover fare un passo indietro rispetto al compagno di squadra. E c'è da lavorare dunque su questa Cremo, parecchio sulla testa anche. Deve lavorare questa Cremo, c'è poco tempo perché mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia di Lega Pro. Allo Zini arriva il Renato, noi ci saremo ovviamente, racconteremo anche questa partita e poi ci proietteremo sul prossimo impegno di campionato delicatissimo, un'altra sfida diretta contro il Venezia, sempre allo Zini, domenica l'appuntamento, noi ne parleremo diffusamente con gli approfondimenti di Mondo Padano in edicola da venerdì, poi ci ritroveremo a parlare di quello che sarà successo nel frattempo lunedì, sempre qui sul canale YouTube e sul sito internet www.mondopadano.it. Da Paolo Lode e Filippo Gilardi, una buona giornata.